La banda del buco ha colpito a buia nella notte tra domenica e lunedì. Con un piano ben studiato, roba da professionisti per intenderci, i malviventi hanno svaligiato il bancomat della filiale Civibank sulla strada provinciale Osovana. Nessun segno di scasso all'esterno. I ladri hanno usato la pizzeria che affianca la banca come cavallo di Troia. Ci racconta tutto il titolare del locale, che ha scoperto lunedì mattina il furto e lanciato l'allarme al 112. Sono venuto qua alle 11 di lunedì. Ho aperto la porta e mi sono accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Ho guardato in cucina e c'era un buco sul soffitto. E si sono calati con una corda. Uno scaletto mio l'hanno preso per scendere dal muro. Poi sono sceso in cucina e sono andato direttamente nel bagno. Sono andato a vedere nel bagno, c'era un buco di 1 metro per 1 metro. E sono entrato in banca. Sono venuti con la flex, perché si sentiva ancora la puzza di bruciato. Quindi non hanno preso niente? No, non hanno toccato niente, neanche la cassa, niente, niente, niente. Neanche aperto un cassetto, niente. Poi sono usciti dalla porta perché apertura spinta si apre. L'hanno tagliata con le cesoie dall'interno. Hanno fatto entrare i complici. Nel 2019 la filiale era stata oggetto di un altro furto. È successo 6 anni fa, identica cosa, uguale e precisa.